E parlate ragazzi, io sono Babinello Tumorello 2006 e oggi siamo qui insieme per andare a fare un video sul crogiolo di Destiny. Infatti oggi porteremo la guida a diventare i giocatori più forti di tutto Destiny. Allora, il mio setup preferito è questo qua. Allora, ala della vigilanza, un pompa e poi un lanciarazzi. Io volevo mettere la bobina perché sappiamo tutti che è l'arma che ha bisogno di più skill del gioco, ma se voglio giocare con l'ala non posso tenere la bobina. E quindi niente. Allora, l'invisibilità con la freccia perché è molto utile per la combo che vi farò vedere. E il casco, mi raccomando, corona il guscio larvale perché è il casco più forte del gioco. Allora, adesso faremo due partite. La prima dove vi mostro un po' le basi e poi vi farò vedere come si gioca con delle armi un pochino differenti. Eccoci qua, in partita siamo su rappresaglia, su controllo e visto che è uscita la modalità giusta, volevo spiegarvi come ecco, non pensare, abbiamo due diverse possibilità. Infatti noi possiamo o conquistare le zone perché conquistando la zona ci dà un punto di efficienza, oppure possiamo evitare di conquistare le zone e pensare solamente ai nostri kill, che anche questa è un'idea molto buona. Noi andiamo a fare i forti, flincando tutti, tipo questo qua, boom! Flincato, quanto sono forte, questo da dietro. Il nemico ha ottenuto con l'ala della vigilanza, perché i nostri amici ci hanno aiutato con il loro team. Ora, altra tecnica, quindi non si conquistano le zone. Cavolo, mi hanno ucciso, vedi? Anche quello è uno, sì che ci sa fare con l'ala della vigilanza. Quanto sono fortissimo! Adesso proverò a farvi vedere l'altra tecnica, che è quella di fare l'invisibilità. Si mette così, accucciati. Però non arriva, boom! Haha, l'ho ucciso! Tiriamogli un colpo che mi dà la kill. Grazie. Ho proprio bisogno di teabaggarlo. E anche questo è il suo collega. Muore! Vediamo anche lui quanto sono forte, Guardate questo, quanto siamo forti, guardate. Ah! Ma io! Le pesanti mi prendo io, così faccio vedere a tutti la mia skill. Sono un po' scarso. Quanto sono forte! Scappa tutto! Scappa con pane, Alba! Inglesina, tentatore! Con pane, Alba! Porca miserietta, l'ho finito! Zona B persa! Fatto solo sorte! Che freccia, che predict, signori, che predict! Eccoci ragazzi, io lo so perché quando registro i video mi capitano sempre le stesse mappe, è veramente impossibile, io la mia carriera non può andare avanti da youtubers. Abbiamo cambiato un attimo il set, ho messo una primaria, ma che tanto non la useremo, poi vi spiego il perché, e il tenesto, che è l'arma più forte del gioco. L'ho scoperta io, nessuno la usa. Doppietta! 2-1! Vedete veramente forte, ce l'ho fatto tutto. Prima posizione! Perché certe volte non è molto facile tampare, ecco, non è molto facile. Bisogna comunque avere una certa dose di skills. Guarda! Metti dietro la colonna ed è morto. Mi sono sempre messo di non morire, brutto cattivone. Quanto sono forti ora ragazzi, la super caricata più forte del gioco. È sprecata solo per una persona però. Doppietta. Sono fortissimo.
benissimo. L'importante, dicevo, usare armi buone, ma armi piuttosto che vi piacciono, non armi che tutti usano, che sono overpowered, solamente armi che vi piacciono e le quali voi vi riconoscerete ora, altrimenti dite che... Due per uno! Scommetto che non se l'aspettavano! Due per uno! Spettacolo! Mi posso permettere di usare queste armi e fare queste azioni. Se voi preferite usare altre armi che non sono strausate, di cui tutti abusano, a me vi dispiace. Non vi chiamerete da un livello tumorello e non sarete mai forti quanto me. Per cui mi dispiace, il vostro sogno deve terminare ora e qui. Oh, forse era qui ed ora. Scusate, la mamma me l'ha ricordato ieri sera, ma non mi ricordavo bene come si dicesse. Infatti si chiama Funky Hard, perché il tryhard è un tryhard, capito? Lui sì che è un vero pro player, non come me. Doppietta. Anche lui è veramente forte, cavolo. Sparare, saltare e niente, vi fa tutto in automatico. Tutto automatico, caffè, cappuccino, tutto. E vabbè, ma mi hanno tritato. Provo anche a giocare da tumore, ma se la gente teamshotta così, che ci posso fare? Tripla! Per fortuna che la mia squadra c'è me, sennò non riuscirebbero a vincere. Continuo a fare triple soli questa partita. Wow, I'm really on fire! Le fule pesanti, queste sì che mi fanno comodo. Sono super caricata. Posso sicuro fare il peggio dei maschi, guardate. Doppietta! Quattro triple, 5 kill di nuovo nel giro di un secondo. Quanto sono forte, potrei quasi fare settima colonna. Guarda questo, due per uno, calciatrice, ti sei guadagnata il mio rispetto. Tre avversari abbattuti, quasi triple, cavolo ragazzi. La strategia è la chiave per la vita. Aspetta, si venga, no. Ah, per stupido, sono fortissimo. Ah, vediamo com'è andata la partita. Mi sa, ragazzi, io non ho fatto un ratio molto alto, duramente. Però ecco, bisognerà accontentarsi. 49 kill meritatissime con 3,5 di efficienza. Niente, volevo dirvi che se giocate come me riuscirete anche voi a fare 49 kill. Per cui mi raccomando ragazzi, impegnatevi, usate le armi che vi fanno diventare forti. Mi raccomando, ditemi se volete un nuovo video con Bambinello Tumorello 2006 che vi mostra le vere tecniche, perché c'ho ancora le tecniche segrete. E niente, lasciate like, accetto like, vi faccio l'altro video. Ciao, bella su tutti ragazzi. Io sono Gaul. E la tua luce.